Grazie Presidente, è doverosa una premessa. Intervengo in questa discussione generale esclusivamente a titolo personale, non nascondendo un certo travaglio nel dover sottolineare l'unico aspetto che ritengo negativo di un provvedimento condivisibile sotto tutti gli altri punti di vista e che va a normare importanti lacune nel nostro ordinamento relative ai rave e ai reati ostativi. Non nascondo il mio rammarico per la decisione di aver inserito una materia così delicata come la tutela della salute pubblica in un decreto altrettanto importante che per la grande maggioranza del testo si occupa di giustizia e su cui esprimo ovviamente grande soddisfazione perché in poche settimane abbiamo avviato un percorso di rigore garantista di rispetto delle regole. La mia storia e quella delle battaglie condotte da Forza Italia fin dall'inizio della pandemia, sempre in nome della scienza e della verità, meritano una riflessione. Siamo stati noi ad ispirare con la mia proposta di legge il decreto in maniera di obbligatorietà dei vaccini per gli operatori sanitari, un provvedimento che ritroviamo confermato nella sua legittimità nella recente sentenza della Corte Costituzionale, laddove non la politica, ma la giustizia e il buon senso si sono incaricati di fare chiarezza sulle questioni contrarie alla salute e in particolare alla salute dei più fragili. Le battaglie che ho combattuto in questi anni fuori e dentro dal Parlamento a difesa della salute dei cittadini e della sicurezza sanitaria, che mi sono costate incomprensioni e attacchi anche violenti, sono il bagaglio che mi porto sulle spalle nell'esercizio dell'incarico che sono chiamata non a ricoprire, ma a servire. Tutti noi ci auguriamo che un evento drammatico come la pandemia non si ripeta più, ma se così non dovesse essere, avallare oggi il reintegro del personale sanitario che non si è sottoposto a vaccinazione significherebbe creare un pericoloso precedente. Con l'articolo 7 di questo decreto, noi legislatori stiamo dicendo ai sanitari che si sono vaccinati che avrebbero anche potuto non farlo. Non posso dire sì al reintegro in servizio del personale sanitario che ha deciso in questi 2 anni di non sottoporsi alla vaccinazione, mancando ad un codice etico e morale che la professione impone. Non posso dire sì per coerenza e per credibilità. Si tratta però, lo ripeto, di una posizione personale che prescinde dalla collocazione e della lealtà incondizionata verso questa maggioranza e questo governo di tutta Forza Italia che non sono e non devono essere mai messe in discussione. Per questo, con senso di responsabilità, il gruppo parlamentare di Forza Italia voterà in linea con la maggioranza. Io, e so che comprenderete e rispetterete la mia posizione, non parteciperò né al voto sull'emendamento sull'articolo 7 né ovviamente a quello del provvedimento. Grazie.